Cari amici, oggi vi parliamo sedute in certe sedie del Cinquecento. Queste sono veramente delle cinquecentine, autentiche. E da queste sedie, che ricordano il Savonarola, perché queste si chiamano Savonarole, noi cercheremo di scorrere su alcuni punti essenziali. Si è rotto il cuoio, sì. Va bene? Lo so, da quel poco c'è. No, lo devo cambiare, anche qui l'avevo cambiato. Infatti. Vai. E allora, di cose da dire sono tante. Adesso vi faccio vedere alcuni titoli di libri che vi consiglio. Uno è questo, Luigi Valli, Il diritto dei popoli alla terra. Questo è un libro classico e significa diritto dei popoli alla loro libertà, diritto dei popoli alla loro libertà. Luigi Valli, andatevi a vedere chi era, è stato, era di Roma, era nato a Roma, 1878-1931, fu professore di filosofia morale all'Università di Roma, scrisse un gruppo di poesie importantissime, inneggianti anche alla romanità. Ma quello che mi interessava è farvi vedere questo. Luigi Valli. C'è un'altra sedia? No, stai qui. Noi dobbiamo parlare dalla sedia curule, perché noi dobbiamo prendere questa posizione, non solo tenendo anche presente che queste sono Savonarole, noi ci sentiamo eredi anche di Savonarola. Il quale Savonarola? Il quale? Ha debordato, ma inizialmente diceva le cose sacrosante, ha poi ripreso Calvino, no? Certo. Lutero e tutti gli altri. È stato il grande non a caso l'hanno ammazzato. È certo. È stato ammazzato male poi. Oltretutto. Oddio, lì ci fu una ribellione popolare aizzata del Papa, come al solito. Come hanno fatto anche con il caprovero Capetta. Perché con la di Rienzo? Con la di Rienzo, ma con Codo anche con Masaniello. Il Papa, tutti quelli che rompevano il cazzo, il Papa, gli aizzavano la folla che fino all'attimo prima l'avevano osannato. Esattamente. E il popolaccio sempre lì a applaudire quando qualcuno viene ammazzato. E queste cose vanno sempre dette perché vanno anche ricordate. Noi leggeremo una qualcosa che a te piacerà moltissimo e che ho trovato stamattina e tu vedrai perché è importante. Prima cosa quindi, Luigi Valli, Il diritto dei popoli alla terra. Ricordato lo è facilmente reperibile. Devo ricordare a questo proposito che il diritto, la legge e lo Stato, soprattutto lo Stato, esiste quando c'è un popolo e un territorio. Esattamente. E poi, ovviamente, una Costituzione, una legge, una difesa con le armi, perché certo, il territorio si difende sempre con le armi, eccetera, e quindi la sopravvivenza alimentare, il sostentamento alimentare per il popolo che c'è, adeguato, perché è un bilanciere. Più certo, c'è riserve alimentari e più c'è popolo, certo, anche in proporzione alla densità demografica. Ma anche in proporzione all'ampiezza della terra, sì, sì, che il popolo può coltivare. Ma anche in proporzione alla densità demografica, certo, perché pure se, per esempio, noi abbiamo una densità demografica di circa 300 persone per chilometro quadrato, in Svezia c'è una densità, per esempio in Svezia o in Norvegia, sì, densità demografica attorno alle 60 persone. Perché? Perché il territorio non ne sostiene di più, il sistema alimentare non ne sostiene di più. Oppure l'ampiezza di quegli stati è sproporzionata alla realtà popolare, cioè lì, in casi molto più rari. Comunque sì, lì ci sono dei territori, sì, cioè non è che ci sono pochi cittadini, è che ci sono dei territori inabitabili. Certo. E lì è stata la suddivisione. Io sono andato oltre il circolo polare artico. Anch'io. E il 18 agosto faceva meno 5. Sì, il 18 agosto. Questo per dire, insomma, no? È e lì sopravvivere non è facile. Io ci sono stato nel 1953 in Vespa, mi sono portato in Vespa. Sì, con un amico. Con lo sterrato, il fango, sì, c'è una fotografia che ogni tanto si vede. Io sono andato col furgone. E lo so, ma poi andiamo avanti.
Questo è un articolo di qualche tempo fa, però è molto importante, è del 2017. Medici meno vaccinati dei pazienti. È importante. Come quando trovavi il professore che fumava e diceva no, ne trovavo moltissimo. Però adesso, no, non solo, e quando ci andavo io diceva, finalmente ci facciamo una sigaretta. Un bel sigaro. Allora, perché questi medici sono meno vaccinati? Perché vedono gli effetti secondari. Ma sanno benissimo come funziona, sanno che cosa è. Vedono gli effetti secondari dei vaccini e sanno che non vale la pena vaccinarsi. Questi sono dati che è bene sempre tenere presenti, associati a un'altra cosa. Questo è un testo di Paolo Toselli, Storie di ordinaria falsità. Le quali storie di ordinaria falsità riguardano anche, indovina un po', la SARS, il virus della SARS, dove qui siamo nel 2004, si parlava già della SARS, quindi noi da quanto tempo sosteniamo che l'operazione è nata nel momento in cui le classi dirigenti, il potere finanziario, ha capito che non riusciva a creare una situazione di terrorismo mentale nelle popolazioni e allora ha trovato fuori l'occasione di utilizzare sempre lo stesso virus, dandogli una denominazione diversa. Un appesantimento, come è ampiamente dimostrato e che scrive in maniera molto chiara l'unico medico ricercatore. Che è questo, Giulio Tarro, che ha scritto appunto sul Covid-19. Che sabato sarà con noi alla manifestazione di Piazza della Bocca della Verità, dove faremo quel contest, come si dice all'inglese, che piace molto a tanti, e cioè quel confronto dialettico con il cosiddetto comitato tecnico-scientifico, a cui opporremo le tesi del professor Tarro e tanti altri. E queste tesi, che non sono tesi, quelle di Giulio Tarro sono verità, e queste cose sono ampiamente dette. Il fatto è che cos'è successo? Che queste persone hanno fatto il vuoto pneumatico, per cui non mediatico. Mediatico e pneumatico nella medietà. Certo. E cosa hanno costituito? Hanno costituito una credenza basata sul presente. Non è possibile rievocare il passato, cosa che invece noi cerchiamo di fare in tutte le maniere. Continuamente. Questo lo faccio vedere di nuovo, per la conferma, è del 2004, cioè di 16 anni fa. Perché sapevano giustamente che controllare il presente determina il futuro. Esattamente. E controlla anche il passato. Esatto. Prego. Sull'ipotesi che il virus della SARS sia l'effetto di un'azzardata sperimentazione di laboratorio, ipotesi che è ritornata ampiamente anche adesso, si sono espressi anche alcuni ricercatori italiani decisamente contro il genetista Giuseppe Novelli del Policlinico dell'Università Tor Vergata di Roma, che in un articolo sul Messaggero dichiara che appunto non è possibile che questo virus sia provocato da un'ingegneria genetica. Di parere leggermente diverso è Mauro Moroni, qui siamo nell'ambiente di ultra specializzazione scientifica di medici operativi, siamo nel 2004. Mauro, direttore della clinica malattie infettive dell'Università di Milano. Oggi il laboratorio, afferma il direttore, si può fare tutto quello che si vuole, prendere pezzi di un virus e metterli nell'involucro di un altro, ricombinare geni e quant'altro, si può fare veramente di tutto nel bene e nel male. Ma un conto è fare un esperimento di laboratorio, un altro è introdurre e diffondere una quantità di virus sufficiente per infettare tante persone. Scatenare. È quello che invece hanno fatto. La catena, certo. Hanno prima di tutto
su ordini ben precisi, documentati dal comportamento della classe dirigente politica, che è sempre comunque subordinata al Deep State, hanno fatto finta che non fosse nulla. Ricordate, cari amici, il comportamento di Zingaretti, che è andato a prendere una birra a Milano dicendo: qui sono tutte sciocchezze, non è vero, eccetera. Quando poi, non te lo ricordi? No, quando è stato? Assieme ai suoi accoliti sono andati tutti in birreria, si vedono le fotografie. Ma di quando? All'inizio dell'epidemia. Di questa? Sì, ah. A Milano. Non me lo ricordo. Dice: sono tutte cazzate, sono tutte fesserie. Poi cosa è successo? È successo che i suoi padroni gli hanno detto: vedi non rovinare il giocattolo. E allora si è andato malato, sennò gli facevano la stia, sennò gli facevano la stia. Capito? Ancora più possibilista è l'infettivologo Dante Bassetti, conosciutissimo all'epoca, nome molto conosciuto, direttore della clinica malattie infettive dell'Università di Genova. Gli americani hanno lavorato molto sull'argomento bioterrorismo fino al 1969, scopo offensivo, poi scopo difensivo. Altre ricerche sono state condotte proprio in Cina, vedi che i dati ci sono, che permettono qualsiasi illazione. Non faccio nessuna ipotesi, ma non mi sento di escludere che il virus della SARS possa essere stato prodotto in laboratorio. Queste cose si fanno anche a scopo scientifico, per valutare il genoma dei batteri. La bioingegneria riesce a deviare il metabolismo dei batteri a nostro vantaggio, o soprattutto a vantaggio del Deep State. Dalla SARS alla SARS. Dopo ne dobbiamo parlare del Deep State. Dopo ne dobbiamo parlare. Sì, leggiamo quello che... Non lo sapevo, avevo già preparato qualcosa. La SARS è diventata soprattutto una malattia mediatica. Oh, siamo nel 2004, ragazzi. Sembra che sia successo tutto oggi. 16 anni fa. Cioè che esiste principalmente nei mezzi di comunicazione. Sì. Basta che tu apri qualunque telegiornale, su mezz'ora di telegiornale 27 minuti sono solo stati. Esattamente. Ma vi rendete conto, amici, come ve lo dobbiamo dire, che è tutta un'operazione di regime, e dopo leggeremo altre cosette. Ma non di regime italiano, di regime mondialista. Globalista. L'operazione globalista, come dichiara in maniera molto esplicita sia Giulio Tarlo che Montanari e vabbè, lo dirò un'altra volta. Tra l'altro c'è un video tra Giulio Tarlo, fatto assieme da Giulio Tarlo e quest'altro personaggio e Diego Fusaro. Ah. E Diego Fusaro, e tutti e due sostengono questa operazione, che obiettivamente è la cosa più semplice, ma anche questo lo potete trovare tranquillamente in questo libro che non mi stancherò mai di reclamizzare. Cioè che esiste principalmente nei mezzi di comunicazione, come abbiamo potuto renderci conto, parallelamente al coronavirus che ha fatto qualche centinaia di vittime, molte certamente ma nulla in confronto ad altre malattie contagiose respiratorie che provocano 4 milioni di morti all'anno. Basta ricordare la tubercolosi, senza andare troppo lontano. Si è diffuso un secondo virus fatto di idee, emozioni, parole, terrore, come sottolineato magistralmente da Iuri Castelfranchi su Il Manifesto del 3 maggio 2003. È un virus cognitivo che si è propagato molto più rapidamente del primo e ha colpito infinitamente più persone di tutte le razze e culture di ogni senso e nazione. Avete capito cosa c'è scritto qui nel 2004? Siamo nel 2000 e per perfettamente creare... attellato a quello che sta oggigiorno avvenendo. Esatto.
Ci hanno provato nel 2004, non ci sono riusciti, perché la società era corazzata contro queste cazzate. Era coesa ancora. Certo. E oggi invece... Molto meno. Molto meno, e quindi sono riusciti a penetrare e a scompaginare la struttura societaria, perché qui siamo con questo cazzo della museruola, siamo uno contro l'altro armati, è quello che volevano. Si è propagato molto più rapidamente del prima e ha colpito infinitamente più persone di tutte le razze e culture, di ogni senso, censo e nazione. Fa sì che le persone memorizzino la sigla SARS, abbiano una vaga idea di che malattia sia e quali siano i suoi sintomi, e collochino tale malattia persino nei paesi in cui non è arrivata o non arriverà nella propria agenda di chiacchiere, pensieri e preoccupazioni. Più di così che cosa dobbiamo dire? Anziché servirsi di hotel e mercati, aeroporti e ospedali, può saltare ogni barriera fisica e geografica, comparire ovunque ci sia un televisore, un quotidiano, una connessione internet, e di lì scivolare in ogni luogo di incontro della vita civile. Tale virus è dimostrazione di come la percezione del rischio sia una costruzione sociale, e di quanto vedesse bene il sociologo Ulrich Beck molti anni fa nel preconizzare che la nostra era divenuta una società del rischio. Sì, perché non c'è più una catena di comando, non c'è più una catena di controllo, una catena di intellettuali che possono descrivere... E che hanno il coraggio di opporsi al sistema. Certo. La SARS, che era infezione virale degna di discreto allarme, è diventata virus cognitivo di grande successo, protagonista dell'arena mediatica. Anziché preoccuparci di ciò che uccide, le micropolveri per esempio, le malattie cardiovascolari, le malattie che sono catalogate, le morti incredibili di tumore, la mortalità per malattie provocate da germi resi resistenti agli antibiotici, dall'abuso di antibiotici negli ospedali. Per fame? Quelli siamo 800.000 l'anno soltanto, sì. 1 milione. È più immediato, nella società il rischio compare a buon mercato ipocondrie eccitanti sul mercato mediatico globale. La SARS era perfetta per innescare tale meccanismo per diversi motivi. Valentino Parlato e Ida Domenigliani sul Manifesto 29 aprile li hanno identificati nitidamente. Siamo in un passaggio d'epoca che si caratterizza, spiega Parlato, per un calo della fiducia e delle speranze, per una crisi delle aspettative, una rinascita di insicurezze e paure millenariste. L'incapacità di riconoscere elementi fondanti e monolitici, proprio pilastri logici da prendere in considerazione da parte di tutti, cioè dei punti di riferimento all'interno, certo, della società a cui appunto fare riferimento. Certo. Capito? Non c'è più questa capacità, certo, né di scelta da parte del cittadino, certo, perché certo, non ha più gli elementi. Tu hai detto una cosa giustissima, infatti il crollo della credenza cattolica legata alla crisi, certo, del Vaticano, certo, è fondamentale. Certo. È fondamentale. È funzionale questo, è certo, progetto. Come è dimostrato dal fatto... Non a caso ci hanno messo un delinquente, certo, matricolato, certo, a capo, che sta distruggendolo dall'interno. Esattamente. Beh, tutte le cose, tutte le grandi costruzioni... Dall'interno. Muoiono solo dall'interno, sì, perché cadono per implosione. Certo. Ma la cosa più interessante è proprio questa, che lo abbiamo visto durante l'epidemia, le chiese sono rimaste chiuse. Allucinante. Quando non sarebbe, mai in nessuna epoca è successo. Quando non sarebbe, appunto, non sarebbero mai state chiuse, dimostra il crollo della credenza nelle divinità che loro dicono essere quelle che sostengono detta chiesa, e laddove in qualsiasi altra situazione noi avremmo visto non solo le chiese strapiene, le porte aperte, ma le processioni, certo, le processioni dappertutto, l'indulgenza, l'indulgenza, esattamente, del perdono dei peccati, no? Esattamente. Di qui saltiamo a un altro argomento che però tratteremo un'altra volta. L'argomento che piacerà molto a te, uh-huh, è tolto da Nexus
dell'amico Tom Bosco, ricordiamo sempre. Con un articolo eccezionale, l'incostituzionalità dell'euro. L'incostituzionalità dell'euro. E questo è del 2016. Chiaro? La quattro volte abbiamo denunciato noi. Appunto. Ma, un centinaio? Appunto. Quindi questo, vedete che ci sono degli articoli, voi mi direte, cari amici, chi lo legge Nexus? Lo so, ma allora che facciamo? Facciamo tutti gli ignoranti e beviamo le cazzate che ci dicono in televisione? Allora, io leggo anche Nexus, assieme a tutte le altre riviste che leggo, e ci trovo questo articolo, dove dimostra in maniera chiarissima la incostituzionalità dell'euro. Ne parleremo un'altra volta. Hai sottolineato il Cazzari. Cazzari o Cazzari? A è seconda chiaro. Della è pronuncia. È chiaro. Con la K, ragazzi, con la K. Anche ancora, per interrompere un po' la monotonia di questo discorso, pigliamo la rassegna stampa di Sodalizium dell'8 ottobre dicembre 1999, diciamo 20 anni fa. E ci leggiamo una notiziola che piacerà anche ai nostri amici. Massoneria ed esoterismo. P2. Bisognerebbe esplorare il campo dei possibili rapporti tra la P2 e il KGB. E beh, certo che ci sono i rapporti, altro che quello. Oggi cade un'altra certezza, quella della P2 come organo della CIA. È più realistico pensare a una struttura a cui si potevano rivolgere più servizi, compresi quelli sovietici. Questo è detto non da un coglione qualsiasi, ma da Rino Formica, che da quanto mi risulta era uno che conosceva le cose. Ma soprattutto è stato ministro degli esteri, se mi ricordo bene, della difesa. Era stato ministro della difesa, quindi sapeva di che cosa. No, ma poi era una persona coltissima. Quando ha parlato ha detto sempre delle cose consistenti. Ex ministro socialista delle finanze, finanze. Del 16-10-99 lo Stato italiano dovrà risarcire Licio Gelli, nessuno l'ha saputo, con 22 milioni di lire per l'abnorme durata del procedimento riguardante l'attività della logica P2. Non solo ha vinto, ma gli hanno dovuto dare pure i soldi. Sì, si è rivolto al Tribunale di Strasburgo, sicuramente. Certo. La decisione è stata presa ieri a Strasburgo dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo. Allora, chi si rivolge a Strasburgo, gli rispondono sempre, e noi abbiamo l'esperienza, che non è di loro pertinenza, ma quando... Adesso, all'epoca forse ancora era pertinenza loro. No, ti rispondevano sempre così. Ma quando si rivolgeva a Licio Gelli, è di loro pertinenza. Era uno che contava, e quindi... Ma contava tra di loro. Certo. Andreotti, incredibile ma vero, lunedì sera, ore 21 a Torino, Teatro Juvarra, le tre litigiosissime comunioni massoniche, Grande Oriente, Piazza del Gesù e Gran Loggia, si riunificano nel nome di Maria Maddalena. Bello. Cui è dedicata una rappresentazione nella quale il senatore Alessandro Meluzzi, con indosso un mantello da templare, voi sapete, cari amici, che ci sono i templari e poi c'è un ordo, i guardiani del tempio, ricordiamocelo sempre. Sì, guarda del tempio di di Gerusalemme, guarda sta minchia, si potrebbe dire. Perché ci sono anche gli alfieri del Vangelo, e voi li potete vedere andare in giro soprattutto per Roma con una cosa così davanti, la croce che non finisce mai, cioè, riconosciuti ufficialmente dalla Chiesa, intendiamoci bene. Vabbè.
reciterà allora l'onorevole Alessandro Meluzzi, noto psichiatra, reciterà... Che è dalla parte nostra adesso. Sì. Partecipa anche lui alla nostra manifestazione di È un Gamba, personaggio allora. Che a me mi fa sempre un grande piacere. È in gamba. A parte che è in gambissima. Ma mi fa un grande piacere, perché questi personaggi, se si spostano verso di noi, vuol dire che hanno... Gli è arrivata Maria Maddalena in questo caso. Che l'ha ispirata. Non è la Madonna, è Maria Maddalena. Gli è arrivata e gli ha detto, vedi, guarda che cambia, il clima sta cambiando. Sì, non sì. Solo non è caldo, ma piove pure. Sì, si accade. Allora, ce ne leggiamo, questo è del 99, ragazzi, è 20 anni fa. Allora, così come anche ti ho detto, non so se hai letto quello che ti ho scritto ieri, che ci sono delle persone che anticipano, no? Sì, molti sì. Di quelli che parteciperanno il 10 sono tutti anticipatori, sì, sì. Dopo leggeremo una storia di anticipatori. Io ho fatto un check-up a tutti quelli che partecipano a Piazza di San Giovanni. Ma io sono contento, fatto il pelo e controvelo a tutti. Sono contento, lo dico ai nostri amici. Quando delle persone ci diceva simite parvulos venire ad me, se sì, poi sì, se c'era. Sì. Marcial Maciel, che se n'era inculato 170, no, il fondatore dei legionari di Cristo, ricordo, se n'è inculati 170. Quello che è morto qualche anno fa, sì, sì. Spagnolo. Sì, davvero, no, sudamericano. Vabbè. Se ne erano inculati solo 170. Sinite parvulos venire a me, capito? vabbè. Allora, con indosso un manifesto da templare, reciterà sul palcoscenico il prologo e l'epilogo. Autore del testo, io perché seleziono queste cose? Perché vi voglio far vedere che noi viviamo in un terreno che si chiamano sabbie mobili. Se non percepisci che non ci sono più certezze e che si vive solo nelle sabbie mobili, o hai delle certezze per conto tuo, o te la becchi saccoccia. Invochiamo appunto San Marcial che ti venga, capito, a dare un'eterna benedizione per il di dietro, per inteso. Reciterà sul palcoscenico il prologo e l'epilogo. Autore del testo, o meglio del mistero eterodosso, attenzione, aprite le orecchie, come da locandina, incentrato sulla figura di Maria e di Magdala, lo sai cosa vera, significa? Quella vera. Sì, sì. Sai che sicuramente Maria di Magdala che significa? Magdala che significa? È una parte del che corpo, se... la Magdala. A parte del corpo, sono denominazioni che arrivano dal 600. Era puttana lei. Sì, vabbè. Non è una novità. No. Poi... Che vuoi dire? Non lo so. Significa che se maniava lei, mandorle. Ah, sì. Sì, è mandorle. È di Magdala. Sì. Se maniava le mandorle. Sì, sì. Un altro se mania i coglioni e questa qui se maniava le mandorle. Vabbè. Non ho pensato a collegare i due fatti. No, è probabilmente coltivavano le mandorle lì nella zona dove è nata lei. Ma certo, io ho fatto una butata. Ok. Ma se coltivavano le mandorle lì, vuol dire che se le maniavano pure? Mica se le fregne. Mica se le fregne. Beh, ci siamo capiti, no? Allora, state ben attenti, cari amici, allargate le orecchie, stringete possibilmente le gambe. Le chiappe. Ma allargate le orecchie. Allora abbiamo il grande professore, Meluzzi. Nessuno nega la sua enorme competenza nel campo della psichiatria e soprattutto della neuropsicoendocrinologia. No, e anche della sua intelligenza in generale. Eccezionale intelligenza e soprattutto cultura. Ma l'autore di questa recita è tale Stefano Andreani. Non mi dice niente. Per 4 anni capo dell'ufficio stampa di Palazzo Chigi. Ma interessante questo. Come dire, uno dei principali collaboratori di Giulio Andreotti. E del Deep State italiano. Ora, soprattutto. Andiamo avanti. Ora e sempre,
che Andreani ha 45 anni, guarda che carriera, ex disc jockey. Te ne devi intendere, no? Adesso noi ci lamentiamo dei 5 Stelle. Questi sono gli discendenti cretini di Andreani. Che già era un everso, no? Così. Allora, ma siamo appena incominciati. Ex redattore di Radio Radicale, ex redattore d'Agenzia Democristiana. Ah, eccolo, l'ho sentito, la Radio Radicale. Andreani, è un nome che io... Sicuramente degli iscritti suoi. Sì, 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 sì. Redattore d'Agenzia Democristiana, segretario factotum della fondazione del premio Fiuggi. Il premio Fiuggi? Era un premio importante. Sì. Adesso non lo so ancora. Di chi lo davano? Di chi era? Chi è che andava a consegnare? Andreotti. È casa sua. Sì, era lui. Perché lui è nato da quelle parti. Sì, è in Frosinale, adesso non mi ricordo dove esattamente. Ma lui è nato, ragazzi, da quelle parti. Solo che non è nato da quelli che... Da quello che il signore che dice. Ma comunque è da quelle parti anche nato. Diciamo che è stato registrato all'anagrafe. Esattamente. Factotum della fondazione del premio Fiuggi ed eminenza... neanche troppo grigia della Roma Calcio. Allora abbiamo un personaggio fluido. Premio Andreotti, però voglio che tu dopo mi dici il nome. Andreotti è uno che è morto qualche anno fa, un uomo intelligentissimo. Andreotti, Roma Calcio, Fiuggi, una terna, chi è il factotum? Di troppo, non... Ciarrapico, viva Dio! Porca miseria, giusto! Ci sarei arrivato con l'acqua minerale. Vabbè. Se tu mi dicevi Fiuggi, non so, pensavo alla città, non pensavo all'acqua minerale. Se mi dicevi l'acqua minerale, te lo dicevo istantaneamente. Da. No, perché è troppo bello, cioè una volta lessi un... Un uomo intelligentissimo, è incominciato a far era un abile manipolatore, era un azzurro, ignorante come una scampassata, ma intelligentissimo, ma furbissimo. E mi ricordo... Tant'è vero che fu captato subito nella logica, nella logica andreottiana. Certo. Logica, l'orologia. Ecco. Allora, davo una mano... Al Ciarla, eccolo qui che viene fuori, Ciarla, proteggeva la signora Lidia nei cortei, aiutava l'Opus Dei, ma che stranezza! Non c'era nessun dubbio. Adesso, e questa cosa ti interesserà sicuramente. Questo qua, continua a telefonare. Rispondo? E rispondi, dai. Pronti? Pronto? No, non mi interessa, la ringrazio. Sto registrando un video, no, non mi interessa. Salve. Allora, a proposito di Opus Dei, sta uscendo fuori in queste ultime notizie di questi ultimi giorni, e questo ti interesserà in maniera particolare, che nelle operazioni di ratto dei bambini attraverso magistratura è imprecato pesantemente l'Opus. Così, sicuramente. Vabbè, ma tu non l'avevi saputo. No. È uscito fuori adesso. No, non l'avevo saputo. Allora, noi facciamo un'illazione, ma lo dobbiamo dire. Chi è interessato se lo vada a vedere, perché le notizie girano su internet. Opus è interessato, come a noi ci interessa, perché queste persone, questi enti, vivevano nel ratto dei bambini. Sennò come riuscivano? Prima erano solo delle coscienze, poi anche del fisico. Ma questi bambini come li facevano diventare? Loro sono vissuti sempre col ricatto della cultura. Controllo, il controllo della cultura. Ma certo, come la controllavano? E tutti i bambini che erano prevalentemente poveri, di contadini, eccetera, e che poi sono diventati grandi geni della cultura, erano tutte persone che non solo non si ribellavano, perché non c'era nessuna ragione che si ribellassero, non si potevano ribellare. Perché se avevano una ambizione intellettuale, l'unica maniera è quella di avere una cultura. E avere una attraverso cultura... la Chiesa. Attraverso la cultura e cosa facevi? Io mi viene il nome Giambattista Vico, il primo che mi viene in testa. È tutta gente condizionata, perché se volevi farti una cultura, imparare a leggere e scrivere, dovevi farti cultura. Tutto.
Tu, certo. Se ti volevi fare, dovevi farti frate o prete. Certo. Questo è il condizionale. Il grande bruciato arso. Vabbè, ma cioè, il grande Novano. Il grande Novano ha avuto il coraggio di ribellarsi, ma è stato agostiniano fin dalla nascita, certo, praticamente. Certo. A 10 anni è entrato nel convento. Comunque andatevelo a vedere, è molto importante, perché dietro c'è appunto questo spirito, questa tendenza a appropriarsi dei bambini per rieducarli e farli ragionare come vogliono loro. E tu c'hai un'esperienza specifica. Quante denunce hai fatto? Tantissime. C'è un processo in corso anche ancora adesso, dopo 17 anni, contro un presidente del Tribunale dei Minori. È ancora in corso. Hanno tentato di intimorirmi, di ricattarmi, di farmi rimettere le querele, minacciandomi anche attraverso canali ufficiali di vario genere, e come vedete però non ho mai deflesso dalla mia condotta. Sì, non hai mai deflesso, però continuamente, contemporaneamente, loro hanno fatto quello che hanno voluto. Per la complicità, con la complicità inerente della magistratura, la quale, certo, magistratura è coinvolta, è cointeressata economicamente in tutta questa storia. Così come ieri sera, seguendo il programma di Mario Giordano, sono venuto a sapere una notizia che non sapevo, che cioè una legge di Tiziano Treu, democristiano e sindacalista, ha fatto sì che i sindacalisti, quelli che ufficialmente fanno i sindacalisti, CGL, CISL, compagnia cantante, UGL, tutti quanti, tutti di questi, base, eccetera, vanno in pensione con, sì, una pensione quasi raddoppiata. Quindi voi vedete bene come si fa presto a corrompere chi deve lottare a favore chi deve lottare a favore dei lavoratori. I gioielli di Lucrezia, sì, erano, hanno fatto tutti e due una brutta fine. Sì. E che facevano loro? I magistrati di? Erano tutti e due i magistrati del popolo. Ah! E come loro? E come loro hanno fatto una brutta fine, una marea di, sì, di, esatto, di magistrati del popolo. Esattamente. O minacciati, o corrotti, o ammazzati. Certo, minacciati, e quelli che si spaventavano, si spaventavano. Certo. I Gracchi. Proseguiamo. Allora, questo personaggio che aiutava niente po' di meno, ma come si fa a essere così intelligenti? Questo qui aiutava l'Opus Dei, niente meno, a scoprire i messaggi del demonio nella musica rock. È testuale, bella parola. Aiutava l'Opus Dei a scovare le parole sataniche nelle canzoni rock, per la Madonna. Un'opera benemerita. Porca miseria. Ma dell'etnia. Ma nemmeno il Bellarmino, il San Bellarmino, arrivava a tal punto, cazzo, no? A tale profondità di pensiero. Cazzo. Ora, questo è troppo forte, è cavaliere dell'ordine equestre di del Santo Sepolcro di Gerusalemme, addirittura, certo, del Tempio, ma del Sacro Sepolcro. Ma ti rendi conto chi è sta gente che comanda l'Italia? Al Sacro Sepolcro, i mortacci loro. Anche questi cavalieri nominati dal Vaticano, che accompagnano il Papa nella processione del Corpus Domini, hanno, come quelli che frequenta Meluzzi, i mantelloni. Fa una certa impressione sentirlo parlare al telefono, invece che di Andreotti, di cabala e angelologia, alchimia operativa, cinquecentesca e new age, zodiaco e pietra filosofale. Si occupa di tradizione ermetica ed esoterismo da anni e anni. Ha scritto anche un dramma su Mago Merlino. Oh cazzo! Che cazzo! Ci manca sul puffo, il puffo, il nano, il puffo anziano.
sicuramente ci sarà, perché lui sicuramente avrà avuto l'incarico di gran puffo. Ecco, me, da non confonderlo con gran puzzo, perché sta gente sicuramente puzza di merda. Allucinante quello. Ha scritto anche un dramma su Mago Merlino e uno su Re Salomone, ma niente meno. Nell'ultima pièce, la Maddalena, donna colta e piuttosto discussa, danzatrice sacra, sì. Niente meno. Sì. Come le vestali facevano il mercimonio... dal sacro. No, il mercimonio sacro. No, loro facevano le prostituzioni sacre, no? Sì, sì, sì. Come nel tempio... Ti ricordi quando facemmo risantificazione del tempio di Apollo, c'era una ballerina che faceva i danni. Ah, è vero, giusto. Noi abbiamo partecipato a questi riti. No, ma non abbiamo fatto il video però quella volta. No, come no? Ci abbiamo? Sì, sì. Non me lo ricordo. Ragazzi, andatevelo a vedere, sì. Con la piantagione sì, di olivo. Vabbè, come certo. L'abbiamo fatto con questa cerimonia. Allora non l'abbiamo più visto. Non l'abbiamo più visto, vattelo a cercare. Appare iniziata ai misteri di Iside a 1050 video e cancellano. Una influenza davvero forte su Gesù. Cazzo, no, e questo me lo dice dire così. Ma oh, Gesù, come dici tu? Che cosa dici? Gesù, Maddalena è iniziata ai culti di Iside e ha un'influenza su Gesù. Orfici. I riti orfici. No, questi sono di Iside. Sì, anche gli orfici sono in generale. Gesù, ma Gesù, che dici tu? Iside è la trasposizione di Maria Madre di Dio. Quindi è Maria Madre di Dio che viene interpretata come Iside. Esatto. Che essendoci una serie di statue di Iside, sì, uguali alla Madonna con il bambino in braccio, che sono uguali e che dicono che quella è la Madonna. In realtà non è. Cioè. Quando io dico della interpretazione, della interposizione del prete, no? Quando dei bambini innocenti, poverini, vedono delle apparizioni, arriva subito il prete che deve stabilire se è la Madonna o non è la Madonna. Certo. E noi diciamo no, ma non, quella è un'apparizione, solo che non è la Madonna, è Iside. Certo. È ben altra cosa, cari amici, ricordatevelo bene. Dei preti non ce ne frega un cazzo a noi, della loro irruzione. Quella originale, quella del 2500-3000 avanti Cristo, le più antiche statue che sono state ritrovate, è quella di Iside. Quella esatto. Rappresentazione lì è Iside col bambino in braccio. Fine. Tutto o il resto... alternativamente Mater Matuta, l'abbiamo già detto più di una volta. Che però è più recente, è fenicia, certo. Fenicia greca, insomma, etrusca anche. E ha una influenza davvero forte su Gesù. Quindi, Gesù è stato influenzato da Iside, o per meglio dire, dalla Maddalena, che è una sacerdotessa di Iside. Capito? Ecco, hai capito, Papa? Vedi un po' di cambiare la tua attenzione. Ecco il rapporto anche fra Maria e Maria Maddalena. È naturale. E la danzatrice di Iside è Iside. Esattamente. Oh. Inoltre prevede la marginalizzazione del ruolo femminile nella nuova religione e anche per questo, a parte una forte antipatia personale, strapazza San Pietro, gli era antipatico San Pietro, per un piccoglione. La Maddalena è vestita di celeste e ha una coppa di alabastro, che sarebbe il Graal. Naturalmente... Sacro Graal, diciamo cos'è, sì. Il Sacro Graal. Il Sacro Graal era questa ampolla, questa grande... Dove sarebbe stato raccolto... No, bicchiere, come si dice... Calice. Il calice. Il sacro calice. Il sacro calice, è giusto.
dove dovrebbe essere stato raccolto il sangue di Gesù Cristo. Sì, da Maria Maddalena. Da chi? Da Maddalena. No, da Giuseppe di Arimatea. Arimatea, giusto. Giuseppe di Arimatea. Che poi si racconta che sia stato ritrovato in epoca medievale durante le crociate, che sia stato riportato fino in Germania, dove lì c'è tutta una saga dei cavalieri. Assieme alla Sacra Sindone, tanto vero che noi diciamo sempre alla faccia della Sacra Sindone. Alla faccia nel senso che si vede una faccia che in realtà è tutto quello che uno vuole immaginare. Sì, appunto. Una ventina d'anni fa, anche una trentina, qualche scienziato aveva preso la briga di mettere sotto indagine la Sacra Sindone quando fu recuperata dall'incendio di Torino. Sì. E lì poi si scoprì della cattedrale, della chiesa. Qualcuno di questi ricercatori disse che non era vero un cazzo, che era tutto, era una cosa, un reperto del 1200 dopo che hanno fatto l'analisi al carbonio 14. Sì. E che quindi era tutta una cazzata. Sì. Hanno ricominciato a rilavorarci sopra e adesso di nuovo santa, di nuovo sacramentata. E tu pensa che così io via. Ho conosciuto e frequentato alcuni dei personaggi più importanti di questo dibattito sulla Sacra Sindone. Uno di questi era un radiologo che si chiamava professor Malantrucco, che io conoscevo e frequentavo spesso. Non era possibile parlargli della sindrome e parlare di qualche dubbio. Ma come? C'è questo, c'è quello. Insomma, lui, questa è la fede, cari amici. Il professor Malantrucco, un uomo onestissimo, un grande professionista, un grande radiologo, però di fronte a questa situazione non capiva un cazzo. Era un credente e io ho avuto la possibilità appunto di conoscere cosa vuol dire la fede di fronte al carbonio 14. Ma che cazzo vuoi dire? Prova più scientifica di quella. No, il carbonio 14 è fallace, ma di una ventina d'anni. È un problema della scienza. Noi non dobbiamo mai prendere sul serio il dato scientifico, che è una religione come un'altra. Certo, va solo integrato con tutta una serie di altre. Noi dobbiamo ragionare, perché assolutamente, come quando uno una volta si diceva una definizione. Sì, siamo là che qua non vedi più niente. Sì, adesso finiamo questo. La definizione di mulatto, lo sai qual è la definizione di mulatto? È il figlio di una madre. No. Mulatto è un ricordo di viaggio. Bello. E quindi una volta facevano i mulatti, no? E poi alla fine trovavano anche le sacre sindone. È la stessa cosa. Porto a casa? Certo. Il chiodo. Il prepuzio, i 31 prepuzi di Gesù Cristo. Prepuzio. Oh, non uno, chiodi. 31. Perché i chiodi della croce ce ne saranno 50.000. Vabbè. Proseguiamo e arriviamo alla fine. I pezzi di legno della croce, allora quelli lì. Ogni scheggia era un pezzo della croce. Allora, la Maddalena è vestita di celeste, e l'ha letto. E innanzitutto è praticamente come Salomè, è molto Salomè, ricordiamo chi è, ce la fai a era la danzatrice sacra, un'altra danzatrice sacra anche lei, meno sacra però, però aveva una specie di una voglia, diciamo che aveva una voglia la Salomè, una voglia di che? Voleva la testa di un testa. No. Aveva la testa di un testa di cazzo. Non fece tagliare la testa a San Giovanni. A San Giovanni Battista, mi pare. Sì. Voleva qualcosa, sì. Che ti posso dare? Che ti posso dare? Questo qui non gli tirava più, capiva? Ai robe. A voglia che danzava. Poteva sculettare quanto voleva. Ma se no, mi basta la testa di quello lì che fa le benedizioni. E con questo direi a questo punto che la chiudiamo qui.
lascia stare, ti orbi, non ci vede. Sì, ma tu la leggi? No, non leggo più, non leggo manco io. Vabbè, comunque sia. Dai, mettiamoci là. Sì. Le musiche sono canti gregoriani e presi praticamente a prestito e trasformati grazie alla cultura di queste persone. Perché è chiaro che la recita del Meluzzi relativa alla Maria Maddalena non poteva che essere accompagnati da canti gregoriani. Io direi che ma di voci bianche però. Sì. Fortunatamente no, perché quelli che cantavano nelle cattedrali gotiche erano fratacchioni, sì, erano fratacchioni. Sì. Magari utilizzavano per altri usi i chierichetti, però quelli che cantavano obiettivamente, anche perché i canti gregoriani erano fatti per voci basse, baritonali e anche tenorili. Sì. Colgo l'occasione per dire che io ho avuto una grande illuminazione, l'ho raccontata tante volte, ma la voglio raccontare ancora. E quando frequentavo l'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria, sita nell'ospedale di San Giacomo di Santo Spirito, giusto? E spesso tornando a casa mi fermavo un momento a San Pietro, che era lì vicino, andavo dentro se trovavo la porta aperta. Una volta entrai e fui veramente estasiato nel sentire le prove del coro di voci bianche, tra le quali c'era la voce di un castrone. Sì. Che poche persone possono capire cosa significa e quanto piaceva, soprattutto nel 6-700, la voce dei castrati. Sembra sentire le modulazioni di un violoncello. Io questo non l'ho sentito, però ho sentito la prestazione eccezionale fatta al funerale del mio ex chitarrista, sì, che i cui due figli sono entrambi nel coro gregoriano della, sì, cappella, vabbè, questa della cappella Sistina. Sì. Hanno fatto circa un'ora e mezza di questa, ma non con voce da castrati, no, in cui cantavano tutti i gospels, sì, e blues, sì, e diciamo fino agli anni 40-50 con gli accordi tipici di quella musica, una cosa sublime, sì, sì. C'era la gente che piangeva come degli animali. Immagino una, sì, cosa anche a me, anche io, non ce la facevo, sì, vera musica, questa è la vera musica, una sensazione, una penetrazione della sonorità dentro sotto la pelle. Che poi se ci fosse stata anche la Maddalena che ci faceva un bel balletto era meglio. O così, sempre come al solito deve finire con la battuta, sempre so long, certo.